Una mamma è il regalo migliore che si possa ricevere. Si dice che non esista luogo più pericoloso al mondo di quello che si trova tra una madre e il suo piccolo, e che l'amore di una mamma può superare qualsiasi ostacolo. Ma anche loro sono esseri umani come tutti gli altri. A volte sbagliano, si stancano, sono pronte a gettare la spugna. Megan Budden si è sentita con l'acqua alla gola quando ha scoperto un particolare sospetto nel corpicino di suo figlio. Quel giorno Megan aveva avuto una giornata stressante e aveva deciso di accendere delle candele profumate per rilassarsi. Sul momento le era sembrata una buona idea, ma il giorno dopo le avrebbe portato dei dubbi spaventosi. Quando Megan si è svegliata, ha preso un biberon per il figlioletto Jim e lo ha preso in braccio per nutrirlo. In quella posizione, col visetto angolato verso di lei, la mamma ha notato delle strane macchie scure nelle narici del bimbo ed è stata presa dal panico. Quelle macchie erano nuove perché non le aveva viste il giorno prima. Megan ha cercato di ripulire il visetto del figlio con un fazzoletto bagnato, ma sembrava che i suoi sforzi fossero inutili. A quel punto si è rivolta alla comunità virtuale per capire se quelle macchie fossero sintomo di una malattia o di un banale raffreddore. Mentre indagava, però, ha avuto un'illuminazione. La sera prima aveva acceso quelle due candele e le aveva lasciate bruciare per tutta la sera nel salone. Tra i suggerimenti c'era scritto di non tenere le candele accese per più di 3 ore consecutive. Megan non aveva solo dimenticato di controllare le istruzioni, ma aveva lasciato bruciare la cera per circa 6 ore, il doppio del tempo massimo consigliato. Una volta raggiunto il limite, le candele avevano iniziato a produrre fuliggine, che si era diffusa nella stanza e aveva raggiunto anche il nasino delicato del figlioletto. Megan era scioccata e non riusciva a perdonarsi per quell'errore. Non voleva immaginare cosa sarebbe successo se avesse lasciato le candele accese per tutta la notte, e ha deciso di sfruttare quella lezione terrificante per sensibilizzare amici e parenti sui pericoli degli oggetti che ci sembrano più innocui. Tuttavia, nonostante i sensi di colpa, Megan può consolarsi con la consapevolezza che tutte le mamme commettono degli errori. Anche Lindsay McIver ha commesso un errore causato dalla stanchezza, che in poche ore si è trasformato in un incubo fatto realtà. Era il 2018 quando Lindsay e suo marito hanno deciso di comprare una lavatrice con oblò frontale più grande della precedente per far fronte al carico sempre crescente di vestiti da lavare per i bambini. Quel pomeriggio i loro figli hanno passato ore ad osservare il papà che installava la nuova lavatrice in bagno. Conoscendoli, entrambi i genitori sapevano che avrebbero provato a toccarla e li hanno avvisati di tenersi alla larga dall'oblò e dai tasti. Quella sera, però, quando sono andati a dormire, si sono dimenticati di un particolare molto importante. Alle prime luci dell'alba, la piccola Chloe, di 3 anni, e il suo fratellino, di 4, si sono svegliati prima dei genitori e hanno deciso di giocare con il nuovo elettrodomestico di casa. Qualche minuto dopo, il silenzio è stato squarciato da un grido di paura. Lindsay e suo marito, ancora a letto, si sono svegliati di soprassalto e hanno trovato il bimbo ai piedi del letto. Stava piangendo così forte che i suoi genitori non riuscivano a capire quello che stava dicendo. Lindsay ha immaginato che avesse avuto un incubo, ma suo marito ha afferrato qualche parola biascicata ed è impallidito. Si è precipitato giù dal letto e al piano di sotto, dove la moglie l'ha seguito con il figlioletto in braccio. Quando lo ha raggiunto in bagno, si è sentita gelare il sangue nelle vene. Chloe si era chiusa nella lavatrice e il fratellino aveva avviato un ciclo di lavaggio. Il cestello stava già ruotando e si stava riempiendo d'acqua. Lindsay e il marito potevano vedere la piccola Chloe che girava dall'altra parte dell'oblò, ma non sapevano come aiutarla. In un lampo di genio, l'uomo ha staccato la lavatrice dalla presa e il cestello si è assestato, permettendo a Lindsay di forzare l'oblò e salvare la figlioletta. Chloe era bagnata da capo a piedi, ma stava bene. Lindsay e il marito invece erano terrorizzati. Dopo aver portato i figli all'asilo, ancora col cuore in gola, marito e moglie hanno dato un'occhiata al manuale di istruzioni della lavatrice e hanno scoperto l'esistenza di una chiusura di sicurezza a prova di bambino. Se l'avessero usata, quell'incubo non sarebbe mai diventato realtà. Dopo l'incidente, la coppia ha deciso di non ricordare ai bambini quella terribile esperienza, ma di condividere la propria storia sui social media per sensibilizzare le famiglie di tutto il mondo sui rischi degli elettrodomestici lasciati in funzione. All'inizio Lindsay temeva che sarebbe stata insultata e derisa per la sua disattenzione, ma ha scoperto di non essere la prima ad aver commesso un simile errore. Le case sono un luogo tanto sicuro quanto pericoloso per i bambini, proprio come le automobili.
Nel 2018, Christina Tafford e sua figlia Maddie, di 10 mesi, lo hanno scoperto a loro spese. Erano appena uscite dal supermercato e hanno raggiunto la macchina nel parcheggio dove Christina ha sistemato la figlioletta nel suo seggiolino, come previsto dal codice della strada. Ha acceso l'aria condizionata per rinfrescare la macchina e ha aperto il portabagagli per caricare le buste della spesa. Fare tante cose insieme può causare distrazioni inaspettate e in quel momento Christina ha commesso una grave leggerezza. Non si è accorta di aver fatto cadere le chiavi della macchina sul sedile mentre regolava l'aria condizionata e nemmeno della chiusura improvvisa delle portiere. Christina ha caricato le buste nel portabagagli con calma, ma quando si è avvicinata al sedile del guidatore è stata presa da una sensazione di puro terrore. La portiera non si apriva e non riusciva a trovare le chiavi. Solo allora si è accorta che si trovavano all'interno dell'auto, insieme alla piccola Maddie. Cercando di non farsi prendere dal panico, Christina ha contattato la OnStar, una compagnia di assistenza stradale capace di pilotare le funzioni base delle auto da remoto. La sua assicurazione però era scaduta e l'operatore non possedeva più i dati della sua macchina. Erano passati ormai 10 minuti da quando aveva sistemato Maddie sul seggiolino. Il sistema di risparmio energetico dell'auto è entrato in funzione e l'aria condizionata si è spenta. Era una giornata rovente e l'ultimo posto in cui dovrebbe trovarsi un bambino è una macchina afosa. Per fortuna, in quel momento, un agente di polizia in pausa ha accostato nel parcheggio del supermercato. Kyle Osinga si è avvicinato alla donna, ha dato un'occhiata a Maddie e ha capito che non c'era tempo da perdere. Il poliziotto ha cercato di rompere il finestrino anteriore col manganello, ma i suoi sforzi si sono rivelati vani. Ormai la situazione di Christina aveva attirato una discreta folla, tra cui si è fatto largo un uomo armato di martello. Il buon samaritano ha rotto il finestrino, il poliziotto ha aperto la portiera e da lì la mamma è riuscita a recuperare la figlioletta accaldata. Maddie non aveva subito alcun danno fisico, ma Christina sapeva benissimo che non avrebbe mai dimenticato quell'incidente. Da quel momento, lei e suo marito Matt portano sempre con loro un martellino frangipetro per le emergenze e raccontano la loro storia a tutti i conoscenti, nella speranza di metterli in guardia dai pericoli delle automobili. La storia di Corbin è molto simile alla sua e dimostra che una banale leggerezza può trasformarsi in uno spavento terrificante. Nel 2019 Corbin si è comprata una macchina nuova, una Chevy Malibu del 2018. Aveva già usato i sistemi intelligenti delle auto moderne, che non hanno bisogno delle chiavi per aprirsi e chiudersi. Ma in quell'occasione ha scoperto che non sempre intelligente è sinonimo di più sicuro. Era un caldo martedì pomeriggio quando Corbin si è fermata alla stazione di servizio per fare il pieno di carburante. Ha spento il motore della macchina per non farla surriscaldare, poi è scesa, assicurando al figlioletto Joy, di un anno, che avrebbe impiegato solo un minuto. Aveva con sé due mazzi di chiavi, uno nella borsetta e uno nello zaino con l'occorrente per il bambino. Corbin non si era accorta però che il primo mazzo di chiavi era scivolato dalla borsa e si trovava sul sedile passeggero. Quando è scesa, ha chiuso la portiera e ha sentito subito il suono familiare del motore che si spegneva. Corbin ha messo la mano sulla maniglia della porta e si è accorta con orrore che l'auto si era chiusa dall'interno come misura di sicurezza. Come se avesse percepito il pericolo, Joy ha cominciato a piangere e ha allungato le manine verso la mamma, che nel frattempo stava bussando sul finestrino come se aspettasse un miracolo. Le chiavi erano rimaste nell'auto insieme al cellulare della donna, che ha chiesto subito aiuto ai passanti per salvare il figlioletto. Qualcuno ha chiamato il 911 e nel giro di 10 minuti i poliziotti si sono presentati sulla scena. Hanno aperto la macchina sfondando il finestrino e hanno estratto il bimbo dalla macchina, riconsegnandolo alla madre disperata. Joy era tutto sudato e spaventato, ma quando ha sentito la voce della mamma si è tranquillizzato. Corbin invece non riusciva a smettere di piangere. Sapeva che quell'orrore le sarebbe potuto costare ciò che aveva di più caro al mondo e non se lo sarebbe mai perdonato. Quando la sua storia è stata diffusa al telegiornale, Corbin ha deciso di scrivere un post sui social media in cui spiegava di aver sempre pensato che non fosse necessario avere sempre le chiavi in mano con le macchine intelligenti, ma di essersi sbagliata di grosso. Dopo l'incidente ha chiamato l'assistente della compagnia automobilistica e si è fatta spiegare il modo migliore per usare quelle chiavi. L'operatore le ha consigliato di non coprire le chiavi con del materiale spesso come il tessuto di una borsa, perché avrebbe schermato il segnale.
Inoltre, le ha suggerito di disattivare l'opzione della chiusura di sicurezza. Siamo sicuri che Corby non dimenticherà mai la lezione imparata. A voi è mai capitato di commettere una leggerezza simile? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.